Quella che sarà la finale di Coppa di Lega finisce con una disfatta dei Lions 10-2, vincono gli All Blacks. Il commento di Mirko Luparelli. E dici bene, Ivan, il primo atto si può dire del doppio confronto tra All Blacks e Lions, squadre che si incontreranno nella finale di Coppa di Lega. Questo primo match in campionato dà ragione agli All Blacks, che sono pure sopra in classifica, un netto 10-2 che non lascia speranze ai Lions. Squadre che scendono in campo in maniera differente, per gli All Blacks tutti presenti, compreso Verace. Nei Lions sono molte le assenze Francavilla, Prano e Di Bella, solo due infatti gli articoli 11 oggi schierati dagli uomini di Marranca, bensì D'Arca in porta e Accadi in difesa. 3-1 speculare delle due squadre, con i Lions molto più difensivi, inizia il match e iniziano subito forte gli All Blacks, che schiacciano gli uomini di Marranca ma proprio a metà campo. Ci provano infatti da fuori Caldara e Corsale, ma loro tentativi si spengono sul fondo. Rispondono subito poi i Lions con una grande palla no look di Tarantino per Termini, che si fa però ipnotizzare da Giacopelli. I Lions ora escono di più allo scoperto e subito dopo cercano il vantaggio con un destro fuori di Marranca, ma Giacopelli con la complicità del palo riesce a mettere in angolo. Gli All Blacks comunque non stanno a guardare e rispondono colpo su colpo, grandissimo infatti lancio di Gianrusso per Caldara, che spiazza D'Arca ma prende il palo. La partita è quindi da subito molto concitata, grande grinta e grande corsa da entrambe le squadre, e le occasioni comunque non tardano ad arrivare, soprattutto per giocate dei singoli. Caldara infatti indemoniato dopo una serpentina prova la conclusione, ma si spegne sul fondo. Ancora Caldara innesca Gianrusso sulla destra, che centra il palo dal limite dell'area. Poi scambio tra Tarantino e Marranca, tiro del capitano a incrociare, palla che becca ancora il palo, molti pali in questa partita. Al decimo minuto però Gianrusso controlla la palla sulla tre quarti, prova la conclusione dello sconforto dei suoi compagni che volevano passare il pallone, ma il tiro di Gianrusso si rivela un bolide che si spegne solo alle spalle di D'Arca per l'1-0 degli All Blacks, quindi squadra di Cosentino che passa in vantaggio. Poco dopo lo stesso Gianrusso si ripete, infatti ben imbeccato dalla Caldara, grandissima intesa da questi due, con estrema freddezza controlla la palla e batte ancora D'Arca per il 2-0, quindi tremendo 1-2 degli All Blacks. Gli All Blacks ora in questa fase del primo tempo sembrano di un altro pianeta. Corsale infatti decide di voler segnare e segna, prende palla poco dopo la metà campo, si accentra, grande volley di sinistro e palla che toglie la ragnatela dall'incrocio, solo con lo sguardo attonito di D'Arca che non può fare niente, del 3-0 per gli All Blacks. I Lions sono del tutto in difficoltà, dopo che gli All Blacks infatti hanno preso le misure non riescono più a imbastire un'azione degna di nota. Ci prova Tarantino con una volata al limite ma la palla si spegne sul fondo, poi il lancio con il contagio di Accardi per Tarantino che mette dentro per Marsala, ma Marsala fallisce un clamoroso tapin. Ma solo gli All Blacks a concretizzare, infatti sul fine del primo tempo Cosentino da posizione simile al gol di Corsale prova il destro, la palla dopo aver toccato la traversa entra in rete per il 4-0 e con l'esultanza classica di Cosentino copiata da Namek si chiude il primo tempo. Nel secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo tempo con Gianrusso a tutto campo, davvero il migliore dei suoi insieme a Caldara. Infatti Gianrusso difende, riparte e arrotonda il risultato, ci riesce in particolare con un tapin sotto porta su assist di Cosentino per il 5-0. Chi sembra aver voglia di reagire nei Lions è un po' Marranca, che prova una percussione centrale con un tiro a incrociare ma la palla si spegne sul fondo. Ancora sfortuna per i Lions, grande combinazione tra Marranca e Tarantino, tiro di quest'ultima e traversa e poi palla che si ferma sulla linea e va fuori. Situazione seguente, Livigni comunque a prendere il legno dalla destra e arriva poi il gol del 6-0 di Caldara con un gran tiro al volo su assist di Corsale. Continua la scontura dei Lions che nonostante comunque soffrono gli All Blacks provano a costruire ma sono veramente sfortunati sotto porta. Ci prova a testa bassa Toretto della barriera e Marranca ma prende il palo con Giacopelli battuto. Sono ancora comunque gli All Blacks a concretizzare il risultato, prima con Gianrusso che ha una contropiesta al 100% oggi, tutti i tiri che ha compiuto sono finiti alle spalle di D'Arca e poi anche con Caldara su assist di Corsale e anche poi infine si è la tripletta dello stesso Caldara su assist di Cosentino per il 9-0 e poi a sequenza tutti i gol in rete successione, gol fotocopia precedente con gol di Caldara sempre su assist di Cosentino per il 10-0. Lions che in questo secondo tempo non hanno mostrato un minimo di reazione, squadra sfilacciata in cui tutti gli elementi giocano ognuno per i fatti propri, non c'è più un'intesa, volano voci in campo, sembra proprio che la squadra sia arrivata alla capolinea, invece è giusto che si ricompattino in vista della finale. I Lions quindi imbarazzanti in questa fase della partita continuano a subire i colpi degli All Blacks, palla di Corsale e poi palla di Caldara, in successione sul finale prova a trovare la gloria Verace per gli All Blacks ma non riesce proprio a 2 minuti alla fine quando
che sembra che la partita fosse ormai terminata, forse gli All Blacks si rilassano troppo in difesa, ne approfittano i Lions che trovano due gol, il primo con Tarantino, il gol della bandiera 10-1 e poi sembra pure il primo gol in Serie A di Accardi al suo esordio, il tiro 11 con i Lions, dopo una bella triangolazione tra Marranca e Tarantino, finisce quindi per il risultato di 10-2, una vittoria che lancia gli All Blacks in classifica, che momentaneamente scavalcano i Banalissimi, quindi si portano, mi sembra, al quarto posto, sì, della classifica, attenendo appunto i risultati dei Banalissimi, All Blacks che quindi lasciano anche ben sperare in vista della finale dove appunto affronteranno i Lions, dove magari forse il recupero di alcuni giocatori potrà fare bene. Per i Lions una sconfitta che deve far riflettere, ci sono molte lacune in fase difensiva e in fase offensiva e non c'è più un gruppo solido, bisogna recuperare tutto in vista della finale. Mirko, questa squadra, questi All Blacks ultimamente non ne sbagliano una, hanno battuto gli Space Jam in Coppa, in campionato fanno sfracelli, insomma, secondo te è la squadra favorita per la conquista dello scudetto? Secondo me possono dire la loro, perché con i rinforzi di Caldara e con un miglior assetto, perché precedentemente magari si mettevano un po' peggio in campo gli All Blacks, avevano qualche problema di difesa, ora con questo nuovo assetto con Giarrusso che parte da dietro e che difende molto bene e con l'innesto di Caldara, poi veramente secondo me possono dire la loro, e infatti nelle ultime partite l'hanno dimostrato, sia con i Space Jam sia nelle ultime uscite in campionato, secondo me potrebbero essere una forte pretendente al titolo. E infine un pronostico sulla prossima finale di Coppa di Lega, che sarà proprio Lions contro All Blacks. Il pronostico è, secondo quanto si è visto oggi, è nettamente a favore di All Blacks, una squadra coesa e forte, con dei singoli che possono sempre risolverla. I Lions sappiamo che ci sono le qualità, però bisogna comunque creare il gruppo, perché sappiamo che il gruppo è più importante di qualsiasi. Dovranno cambiare sicuramente le motivazioni, certo. Grazie Mirko, appuntamento alla prossima. Ciao.